In questa puntata vorrei parlarvi di Silver Surfer Nero di Donny Cates e Tread Moore, una miniserie di 5 numeri racchiusi in Italia in un unico volume cartonato da 16 euro e come sempre pubblicato da Panini Comics. Il titano, Thanos, è morto. L'Ordine Nero ne ha rubato il corpo con l'obiettivo di resuscitarlo in modo ovviamente da riportare tutto allo status quo precedente, nel solito loop infinito marveliano. Silver Surfer è risucchiato da un buco nero. Come sempre Norrin Radd è tormentato dal suo passato, vede ancora le sue mani macchiate di sangue e piange sconvolto dal ricordo delle grida che imploravano il suo aiuto mentre lui era ancora il vassallo del divoratore di mondi, Galactus. Nell'eterna lotta fra il bene e il male, fra la luce e l'oscurità, Silver Surfer capirà suo malgrado l'importanza del nero, del buio, in quanto nel cosmo c'è sempre bisogno di equilibrio. Dunque, il pensiero di Thanos, conosciuto dai lettori dei fumetti da eoni e dai semplici ammiratori del Cinematic Universe da Avengers Endgame, viene riproposto e appiccicato anche su altri personaggi del cosmo, come l'Osservatore e appunto Silver Surfer. Una sovrapposizione e in quanto tale, dunque, un'idea secondo me decisamente non originale che distrugge un po' la biodiversità del mondo Marvel. In generale questa miniserie è un semplice tassello all'interno della rivoluzione che sta scrivendo Donny Cates sul mondo cosmico marveliano. 5 numeri dunque per far capire al lettore che il dio dell'oscurità e l'origine di Silver Surfer si possono tranquillamente incastonare in questa nuova versione del cosmo. Questa però è anche la nota dolente di questo volume, che è sì abbastanza leggibile in modo a sé stante, ma che in realtà non può, a mio parere, considerarsi una miniserie con un inizio ed una fine soddisfacenti, come Silver Surfer Parabola, come Silver Surfer Requiem, come l'ultimo Silver Surfer di Slott e Allred, eccetera eccetera. Questa mini è dunque semplicemente un intermezzo nella grande scrittura della Marvel ad opera di Donny Cates. I disegni di Moore sono psichedelici, colorati in modo magistrale secondo me da Dave Stewart. Il volume è pieno di splash pages dal grande impatto visivo, anche molto complesse e forse a tratti anche difficili da decifrare. Sicuramente è un tipo di disegno originale, ben riuscito, e dunque da celebrare anche se non propriamente di mio gusto, in quanto io alle linee sinuose preferisco quelle geometriche nette. La run è stata in generale molto 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 apprezzata. Giunge in Italia sull'onda del delirio di hype generato da quest'autore che sta portando una ventata di aria fresca in casa Marvel. In giro troverete dunque molti giudizi positivi, ma avrete già capito che, come spesso capita, con me il Maina Gioia è sempre dietro l'angolo. Adoro il personaggio, adoro Silver Surfer. Ho quasi tutto quello che è stato pubblicato in Italia col suo nome, dalle serie regolari ai one shot fino alle miniserie come questa di Cates e la precedente di Allred e Slott. Mi limiterò a dire ciò che non mi ha soddisfatto. Come già detto, non mi piace il riciclo delle idee di Thanos anche sul personaggio dell'Araldo. È un riciclo e in quanto tale è figlio della mancanza di idee originali. Non posso inoltre dire qualcosa sul testo originale perché ho letto l'edizione Panini, ma mi disturba come si debba ogni volta effettuare una parafrasi del testo in quanto troppo maccheronico e forzatamente aulico probabilmente. Un testo ben scritto, ben realizzato può essere sì forbito, aulico, ma senza risultare non oliato. Questo effetto è spesso cercato quando si tratta di Silver Surfer. Ma in questo caso, a mio parere, non è stato centrato il punto dimostrando una certa immaturità nell'arte della scrittura, che forse non riesce a stare al passo con una immaginazione invece molto prolifica di solito con Donny Cates. Come ho accennato all'inizio, però, è molto complicato giudicare la scrittura quando di mezzo c'è la traduzione e l'adattamento di terzi. Altro punto. Il ciclo infinito della Marvel. In questo volume il cardine è in realtà il perfetto mantenimento dello status quo originale del personaggio. Non è cambiato niente, o meglio, tutto stava per cambiare, ma poi non è cambiato nulla ancora una volta. Nel mezzo 5 numeri per dire tutto, salvo poi non cambiare niente. Di nuovo, ancora per l'ennesima volta. Eppure non era Donny Cates colui che tutto tocca e tutto cambia? Capitolo le battaglie. Le battaglie ancora una volta sono illogiche, incoerenti. Tutto è possibile, basta poterlo immaginare.
E siccome tutto è possibile, quando leggo queste storie manca totalmente il pathos, perché non conosciamo il limite del nostro eroe. Non conosciamo cosa può e cosa non può fare. Dunque non si sente il pericolo. Per quanto detto all'inizio, trovo questa storia decisamente meno adattabile ad un lettore non Marvel dipendente rispetto alla run precedente. Purtroppo, per il me lettore, questa miniserie dedicata ad un grandioso personaggio giunge dopo la run di Slott e Horrid. Una run meravigliosa, toccante, complessa, con un inizio ed una fine. Una storia leggibile da chiunque, da un amante della Marvel, da un neofita, da un lettore totalmente estraneo al mondo dei supereroi. Da quei lettori occasionali che finiscono in libreria e comprano quelle che vengono chiamate graphic novel. Una run clamorosa che si apre anche a sentimenti non sempre ricercati dalla casa delle idee. Quella sì, a mio parere, una delle più belle storie degli ultimi anni della Marvel, oscurata e troppo poco celebrata a causa di una decisamente non rosea reputazione artistica di Slott. Reputazione comprensibile, ahimè. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Silver Surfer nero. Fatemi sapere cosa ne pensate del lavoro svolto da Donny Cates, scrivetemi su Instagram, fumetterinonair, e ci sentiamo su Spotify, Telegram e Spreaker. Alla prossima puntata.